Presidente, come annunciato, si sono susseguiti degli incontri con la lista Carnevaliamo 4.0 e il risultato è quello di una lista unica. Come è andato l'incontro e che cosa è stato deciso? Allora, devo dire che non è stata una cosa semplice, logicamente, e ci sono state delle mediazioni, vari incontri a cui hanno principalmente i principali fautori sono Stefano Mirisola e Saul Salucci, e sono stati molto bravi in questo e quindi li ringrazio per questo. La nostra volontà comunque di tutti era di pacificare tutta l'atmosfera che si era comunque venuta a creare. Ci siamo riusciti, sappiamo che non sarà un percorso semplice, io ho già proposto loro e tutti hanno di buon grado, perché siamo tutte persone intelligenti, proposto di lavorare sul gruppo, quindi li rapirò per un weekend e ci ritroveremo tutti noi per lavorare proprio su di noi con un facilitatore di gruppi e per lavorare appunto su di noi sull'obiettivo, e dopodiché partiremo per quello che sarà poi il progetto Carnevale, insomma, ecco. Sono stati definiti anche i ruoli? Sì, è stata confermata la mia presidenza e la vicepresidenza Stefano Mirisola. Per quanto riguarda le altre cariche, le decideremo, insomma, adesso in corso d'opera, ma ovviamente con il vecchio direttivo stiamo organizzando le nuove elezioni. Sul sito già da parecchi giorni c'è il regolamento elettorale e quindi vedremo se si presenteranno altre liste o meno e poi andremo avanti. Mirisola, che cosa vi ha spinto ad accettare questo accordo? La manifestazione principale di Fano merita di più di semplici litigi sulla stampa, ma sicuramente uno spirito, una voglia e un bisogno, insomma, di alzare un pochino il livello del carnevale. E negli anni la manifestazione si è evoluta sempre di più, fino ad arrivare ad un punto che, causa pandemia, sappiamo tutti gli effetti, sappiamo tutti quelle che sono state le problematiche. C'è bisogno di rimettersi in pista e se non c'è spirito di collaborazione non si può far crescere l'evento. Nelle trattative erano stati coinvolti anche Fabio Barnesi e Alessandro Lionelli, per loro le cose sono andate diversamente, è così? Allora, questo è stato un percorso messo in piedi insieme che abbiamo portato avanti fino a riuscire ad avere questo accordo finale dell'altro giorno. E purtroppo durante il percorso sono venute a mancare, diciamo, due figure importanti, quella di Alessandro Lionelli, che per motivi familiari ha dovuto fare un passo indietro, e mentre Fabio Barnesi, nonostante gli sia stato proposto un incarico importante all'interno del nuovo direttivo, ha preferito declinare l'invito.